In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, Signore», ma non vi andò. «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». Questo cliché dei due figli ormai lo conosciamo bene. Subito andiamo con la memoria al capitolo 15 di Luca, dove anche lì un uomo aveva due figli. Lì è il primo il figlio ribelle, svogliato, disobbediente, mentre il secondo, compiacente, servile e un po' falso. Ma cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia. Probabilmente in Luca la stessa questione è portata alle estreme conseguenze, tant'è che il Vangelo inizia con una richiesta straordinaria di un figlio al padre. Nel Vangelo di oggi siamo ancora nella situazione ordinaria di famiglia, un padre che chiede un servizio al figlio. Vediamo allora come oggi vanno le cose. Il primo figlio risponde: «Non ne ho voglia». Il primo è un figlio ribelle, reattivo, impulsivo, che prima di aderire a suo padre prova il bisogno imperioso, vitale di fronteggiarlo, di misurarsi con lui, di contraddirlo. Questi non ha nulla di servile. Il secondo figlio invece dice sì, ma non lo fa. Lui è un figlio servile, compiacente. È ancora un adolescente immaturo che si accontenta di apparire. È uomo di maschere e di paure. I due fratelli della parabola, pur così diversi, hanno tuttavia qualcosa in comune, la stessa idea di padre, un padre padrone al quale sottomettersi oppure ribellarsi, ma in fondo da eludere. È l'eterna questione dell'uomo non capace di riconoscere un Dio padre, un Dio amico e non un ostacolo ai suoi ideali. E così continua a combatterlo. Ma nella parabola improvvisamente qualcosa cambia. Succede qualcosa. Nell'equazione, direi matematica, del figlio che disobbedisce al padre appare un'incognita che cambia segno e pone finalmente la storia dell'uomo dentro la volontà del padre. Qual è questa incognita? Si tratta di un verbo tanto drammatico quanto semplice: si pentì. Di lì cambia tutto.